Per più di 50 anni hai vissuto qui. Hai acquistato quest'antico convento quando avevi appena 32 anni, trasformandolo e adattandolo alle tue esigenze, alle tue necessità. Le esigenze e le necessità di un artista. Non certo del tipo di artista incompreso, tanto caro alla mitologia ottocentesca. Quello che deve aggiungere al danno di una vita di stenti la beffa di un riconoscimento postumo. No, la tua arte ti è stata subito riconosciuta, ma tu hai continuato a coltivarla sperimentando nuovi mezzi per alimentarla ed accrescerla. E più gli anni passavano, e più lo facevi in segreto, ordinando gelosamente i tuoi strumenti, così come un alchimista custodisce i suoi alambicchi. Ricordi il povero Marchiani? Chissà che soddisfazione per il tuo vecchio maestro. Lottando con tenacia per 3 anni contro diffidenza e rifiuti, ha convinto la provincia di Chieti ad elargire ben 30 lire al mese per mandarti a studiare a Napoli. Una volta lì, è stato sicuramente più facile convincere Edoardo Dal Bono del tuo talento. Avevi 16 anni. Così lui ricorda quel primo incontro. Una sera, che mi trovavo a dipingere nelle sale del nudo all'Istituto di Belle Arti, vidi in un angolo della grande sala un ragazzo che disegnava su alcuni pezzetti di carta di un libretto. Mi avvicinai e guardai che cosa facesse con un mezzo lapis su quella poca e non pulita carta. Aveva disegnato parecchi pezzi dal modello ed ora ne faceva l'intero nudo. La giustezza dell'insieme, la sapiente indicazione del modellato, l'effetto del chiaroscuro e soprattutto la grazia del segno mi meravigliarono e gli chiesi subito: «Ragazzo, come vi chiamate?» Dal Bono è rimasto impressionato. Ha chiamato i suoi amici per far loro vedere i tuoi lavori. Marinelli, Morelli, Palizzi. Erano tutti incantati. Tu, tranquillo, continuavi a copiare e dipingere quello che più ti piaceva: scorci campestri, capre e galline. Eri anche rimasto colpito da quelle scene d'Oriente. I colori, le decorazioni così ricche ti affascinavano. E allora sei tornato in Abruzzo. Lì hai trovato i tuoi paesaggi, le tue odalische, e hai trovato soprattutto una giovane e affascinante creatura, la prima fanciulla che hai ritratto nelle vesti di pastorella, la tua musa ispiratrice e compagna di vita, Annunziata Cirmignani. Hai riportato a Napoli decine e decine di schizzi, disegni e piccoli dipinti, destando ancora ammirazione e forse qualche invidia. Quel ricco e gentile signore, Paolo Rotondo, li ha addirittura comprati tutti. Poi li ha fatti vedere ad un mercante di Parigi, Roy Klinger, il quale ti ha dato 300 lire all'anno, 300 dico, perché continuassi a dipingere liberamente ciò che volevi. Si sarebbe incaricato lui di vendere i tuoi lavori, dandoti anche una ricca percentuale. E tu non ti sei fatto certo pregare. Questi riconoscimenti, per così dire privati, attendevano la pubblica conferma. Avevi 21 anni quando hai portato a Parigi la raccolta delle zucche. In parecchi restarono a bocca aperta, frastornati, inquieti. Di tutti i commenti, quello del tuo giovane amico D'Annunzio è forse il più azzeccato. È un effetto fantastico, quasi di sogno, ma la scena è reale. In sintesi, surreale. Come tu stesso hai fatto esplodere questo petardo, così esplosero le reazioni di critici e pubblico 6 anni dopo, quando esponesti a Napoli il Corpus Domini. Entusiasmo alle stelle per la panica vitalità della festa religiosa, critiche stizzite per lo schiacciamento prospettico, per l'assenza di profondità, per mancanza di verità. In buona sostanza, fosti criticato per aver mostrato ciò che nessuno
aveva visto fino allora. A partire da quel momento fu un crescendo di successi, riconoscimenti e premi. Qualcuno disse addirittura che avevi la più cara, la più bella organizzazione artistica e insieme la più corrotta. Come se avessi detto al pubblico italiano: tu non ne vuoi sapere dell'arte, ma io ti voglio afferrare per forza, per mostrarti la mia abilità. Eppure continuavi imperterrito a lavorare, a documentarti, a sperimentare nuove tecniche. E nel 1883 presentasti a Roma il frutto di tanto impegno. Un frutto non finito, come tu stesso hai voluto sottolineare. Il voto scatenò un torrente di commenti, scritti, chiacchiere. Ruvido realismo o esotismo simbolista? Esasperato impressionismo o singolare verismo? Fortunatamente, la truce intensità di quella fede era totalmente espressa. Ad un mondo di chiacchiere e lusinghe, hai allora preferito il tuo convento. Il luogo dove hai potuto esercitare liberamente l'attività dell'Homo Faber, costruendo da solo gli strumenti necessari alla tua arte, indagando sulla natura dell'uomo e delle cose, fotografando, disegnando e dipingendo all'interno del tuo antro magico. E amando, il 22 maggio del 1888 è nato il tuo primo figlio Giorgio. Il 22 settembre dello stesso anno hai sposato Donna Annunziata. L'anno dopo è nata Aurelia. E nel 1891 il secondo maschio, Sandro. Tanto più l'amore per la tua famiglia e per l'arte si andava espandendo, tanto più ti ritraevi dal mondo, fuggendo nella volgarità. Non amavi troppo gli uomini e non li frequentavi molto volentieri. Tuttavia li studiavi, li fotografavi e andavi in giro per paesi e campagne insieme agli amici del Cenacolo. Poeti, scrittori, musicisti, scultori, studiosi. Una volta vi imbatteste con una donna urlante, scarmigliata, giovane e formosa, inseguita da una torma di mietitori imbestialiti dal sole, dal vino e dalla lussuria. Quell'esperienza ti ha ossessionato per più di un anno. Alla fine la protagonista di quella vicenda non sarà più una donna urlante, scarmigliata. Sarà invece una donna composta e quasi indifferente al dileggio dei villani, la figlia di Iorio. Ancora una volta hai voluto cambiare le carte in tavola, costringendoci a guardare il quadro con un occhio fotografico, il nostro. Nonostante ciò, hai vinto la prima Biennale di Venezia. Poco tempo dopo, una persona molto importante e forse non altrettanto sensibile ti ha chiesto una versione dell'opera con tutte le figure intere. L'hai accontentato. Poi, tornato a Francavilla, ancora 5 anni di ricerche, studi,
documentazioni accurate, fotografie, disegni e finalmente dipinti. Ti attendeva la grande esposizione universale di Parigi del 1900 e tu ci sei andato con due tele monumentali terminate in meno di due mesi, le serpi e gli storpi. Eri andato ben oltre il semplice ribaltamento della percezione sperimentata nella figlia di Ori. Non volevi soltanto raccontare. Volevi dare movimento alle immagini. Avresti voluto che il pubblico, di fronte alle due tele, si trovasse come di fronte ad uno schermo cinematografico. Altro che disposizione paratattica, fregi, frontoni. Quelle processioni in movimento alludevano chiaramente alle straordinarie scene di massa che Pastrone e Griffith avrebbero girate di lì a poco. Ma quel pubblico rimase freddo, spiazzato e preferì chiudere gli occhi. Così, con il nuovo secolo, hai tranquillamente fatto a meno del pubblico, anche se sono paradossalmente aumentati incarichi e riconoscimenti ufficiali, come il ritratto del re utilizzato per un francobollo, o ben più impegnativi, come la nomina a senatore del regno nel 1909. Non che avessi una predilezione per l'attività parlamentare. Usavi le carte del Senato per disegnarci sopra, non certo per appuntarvi interpellanze. Tuttavia, quando il giovane Mussolini fu tanto incauto da invitarti ad esprimere la tua opinione nei suoi riguardi, tu rispondesti semplicemente: voi siete un grand'uomo, ma non salverete l'Italia. Amavi restare a Francavilla. Lì il tempo, lo spazio e il luogo stesso erano indissolubilmente uniti. L'unico strappo al tuo isolamento artistico l'hai fatto accettando di inviare alla Biennale di Venezia 15 tempere ispirate a paesaggi abruzzesi. Era il 1910. E da allora nessuna tua opera, di qualsiasi tipo o materiale, è più uscita dal convento, né ha avuto una datazione certa. La quasi totalità del tempo che hai vissuto nel nuovo secolo l'hai trascorsa tra il convento e il casino a mare che tu stesso avevi progettato e costruito. Nel casino curavi il tuo corpo con i quotidiani bagni di sole e gli esercizi fisici. Nel convento custodivi gli affetti e i sogni. Sogni che quasi sempre hai trasformato in realtà. Sogni che riguardavano soprattutto la concezione dell'arte. Non esistevano più arti di primo o secondo livello. Opera d'arte e decorazione dovevano essere un unico inscindibile. Le tue cornici non servivano più a delimitare il quadro, ma erano un elemento importante del quadro stesso. I tuoi arredi, le tue tende, non avevano la sola funzione di ornare, di riparare dal sole. Anche l'annosa questione della fotografia era ormai superata. Non era un mezzo per raggiungere uno scopo, ma un mezzo il cui solo utilizzo era lo scopo. In sostanza, trovavi che qualsiasi mezzo poteva essere utilizzato. La cosa importante era il modo di utilizzarlo, il metodo. Era forse possibile dipingere una figura femminile con un'unica pennellata? Erano queste le affinità con alcuni aspetti dell'arte giapponese che ti incuriosivano. Non quelli più scontati come l'esotismo dei soggetti o l'eleganza degli elementi decorativi. Piuttosto le peculiarità meno evidenti, più segrete ed esclusive. Allora, avevi compiuto i 71 anni, hai lasciato il tuo rifugio per accompagnare il re in Giappone. Nel frattempo, i futuristi rumoreggiavano a favore delle straordinarie conquiste tecniche del nuovo secolo.
Tu, certo, non avevi paura delle macchine, anzi, le conoscevi bene. Le consideravi per quello che erano, strumenti da utilizzare al meglio, non oggetti da venerare. Le padroneggiavi senza farti intimorire, non ti inginocchiavi di fronte ad esse. Il XX secolo, così tragicamente caratterizzato dall'inadeguatezza dell'uomo di fronte alle proprie tecnologie, non poteva che escluderti. Tu ne eri consapevole. Questo secolo è finito e forse il tuo ritorno è possibile. Abbiamo ancora bisogno di chi studia le metamorfosi dello spirito e delle cose, di chi intende i segreti della vita interiore, del colore e del disegno, di chi conosce le anime quanto la propria pittura, perché tutto questo è necessario per sviluppare la nostra capacità di osservazione. Osservare permette di capire. Capire, con molte probabilità, ci può salvare. Bentornata, Cecilia.